Sono Luca Brandi, praticamente faccio l'artista e ho iniziato alla tenera età di 9 anni, alle scuole elementari, il pomeriggio invece di andare a studiare andavo a aiutare il mio maestro a fare le icone nelle chiese, aveva delle commesse a delle chiese fiorentine e io teneramente andavo ad aiutarlo a fare i fondi, a fare le aureole ai santi, a incollare i lenzuoli della nonna su pannelli in compensato, eccetera. Da lì avevo già una passione per la pittura, ho seguitato poi per conto mio a continuare, continuare, continuare a dipingere, passando dal figurativo, poi piano piano la figura andava sempre più scomparendo e mi sono approcciato al colore. Colore inteso come spiritualità, perché il mondo mio è tutto interno, interiore, e riesco a sintetizzare la vita di tutti i giorni e riportarla sulle tele. Sono rimasto molto affascinato dal Rinascimento su questa cosa che ho studiato, perché la visione di tutte queste tele oscure che poi venivano dipinte appunto al lume di candela, mi hanno affascinato e mi hanno tirato fuori questa passione per l'oscurità, che poi non è oscurità, ma è un modo di guardarsi dentro, un modo di guardarsi dentro e di rimettere sulla tela quello che è buio e luce insieme. Mi ha sempre affascinato la possibilità di togliere da una tela o di sintetizzarla al massimo, così nella vita proprio per rispettare il silenzio dell'opera, poterla guardare, poter pensare a che cosa potesse concedere all'anima di chi la guarda. È un modo di guardarsi dentro. Cercare di capire l'opera, cioè sforzarsi di capire l'opera per poi capire se stessi. Questo nel silenzio di una stanza con un'opera attaccata a una parete, che poi si rifà sempre all'opera rinascimentale, iconistica, perché anche l'icona la guardavi nel silenzio della chiesa. E questi, appunto, i grandi maestri dell'astrazione come Rothko, Soulages, gli scultori come Serra, eccetera, mi hanno aiutato molto visivamente a cercare di capire l'accessibilità dell'opera, che poi non ritengo debba essere troppo accessibile, ma ritengo che, specialmente nei colori scuri, che secondo me sono io devo dire, il nero l'apprezzo tantissimo, ma non il nero piatto, il nero costruito, come ho fatto io in alcune tele, per esempio, al Museo d'Arte Contemporanea di Lucca. Per questo il nero serve appunto per accompagnare la persona che lo guarda dentro di sé, è una specie di viaggio, mentre all'inizio sembra aggressivo, sembra che ti voglia aggredire quasi, in realtà se ti liberi poi ti porta in una dimensione che è la tua. Si ricreano delle righe, vedi, dal caos puoi ricreare delle righe che sono poi alla fine hanno una sequenza. Devi vedere quello che viene fuori, le panni, sempre di più. E poi sei soddisfatto e ci devi ritornare sopra.
Adesso ci siamo. Allora, il fondo viene fatto con un colore più chiaro. Poi alla fine viene sempre stesso, questo colore più fluido, che è asfalto, che è molto vicino alla terra. E poi sopra viene messo un nero carbone, proprio completamente coprente. Che succede? Te quando lo vai a levare riscopre la luce che è sotto. E quindi la cosa è molto casuale. Dipende dal movimento che fai e poi riguardi l'immagine se ti soddisfa o meno. Non è che il quadro sia finito, lo intendi te, intendi tu che sia finito. Ecco. È molto istintiva l'astrazione, è chiaro che segue un suo stile. Perché quando l'astrazione si incomincia a vedere e si comincia a riconoscere, vuol dire che praticamente hai raggiunto una tua personalità nell'astrazione, che non è facile. E questa astrazione, appunto, deve anche avere una bellezza. E sì, la mia si affianca molto ai quadri rinascimentali, perché l'equilibrio fra la figura scura, rinascimentale, perfetta, che tentava di essere perfetta in tutti i suoi dettagli, e un quadro minimalista, monocromo, eccetera, si bilancia molto bene. Io vedo molto queste figure insieme, anche se io la pittura rinascimentale non la faccio, ma faccio l'astrazione, però la vedo accanto sempre. Ah, la mia idea è quella di vederla accanto a un quadro rinascimentale. Quello che l'artista ha voluto veramente portare sulla tela, neanche l'artista penso riuscirà a capire. Per l'artista è una necessità, come è una necessità per me. Cioè io sintetizzo tutto il mondo che mi sta intorno in quella tela lì, cioè sento proprio la necessità di dover dipingere. Per me è una necessità, non è una cosa meccanica, devo fare tre quadri e vado e dipingo. Io lo sento proprio dentro di dover dipingere, ecco, in questo senso, di dover creare qualcosa. Questo qualcosa è chiaro che viene anche manipolato dalla struttura dove andrà a essere esposto, perché è una forma di arte e architettura insieme. Cioè se io vedo una struttura, una stanza che ha determinate particolarità, io cerco di adattare l'opera, se possibile, a quella stanza. Quindi un'opera, io lavoro estremamente tutto in verticale, perché in verticale appunto le icone sono quasi tutte verticali, perché si volgono verso lo spirito, verso il cielo. Mentre l'orizzontale ancora non riesco a percepirlo, l'orizzontale è una forma di racconto quasi, la scrittura va orizzontale. Quando prepari la tela, appunto, gli dai, come nell'universo, gli dai una casualità, cioè quella pasta che gli metti sopra serve per casualizzare poi il colore. È come l'universo, e poi la Terra, se messa a un sistema solare a una certa distanza dal Sole, ha potuto creare la vita, e quella è casualità. E così è la casualità che io cerco di buttare dentro la tela, perché una sensazione è anche quella. Un caso, dipende, la sensazione ti vive, vivi la sensazione quando si crea una certa condizione casuale. E quindi la stratificazione serve per preparare, perché c'è una preparazione che poi dopo ti dà il quadro stesso. Sono sempre rimasto affascinato dall'universo, la gravità, gli agi del tempo, eccetera. E credo comunque ci siano delle forze che ancora non conosciamo e fluttuano. Quindi possono essere qua, possono essere su un altro pianeta, eccetera. E lo scorrere del tempo mi affascina, mi affascina la relatività, la
la possibilità, che con il pensiero ci sia la possibilità di viaggiare, di ritrovarsi da un'altra parte, un pensiero affascina. Questa cosa è la ributto chiaramente sulla tela, anche questo va insieme alla tela, che la tela alla fine non ha tempo, perché questa opera qua rimane congelata, è una sensazione che rimane congelata oggi e vale anche fra 1000 anni, come poteva valere 1000 anni fa, rimane lì, è un'immagine, ma non è una fotografia, è un'immagine che tu proprio volutamente hai creato, quindi te la sei messa da dentro.